Useremo i rossetti di Erichioba, chiamati i bucolici. Ma io quindi tu dovresti essere davanti e io quindi dietro. Uai! Ciao a tutti, bentornati sul canale di non mio canale, ma è di Seba. E oggi mi trucco e mi diventerò bellissima. Ohayou gozaimasu, sono l'Erichioba. Dunque, questi due ragazzacci qui mi hanno detto di doppiare questo video, che non so nemmeno di preciso, vi dico l'onesta verità, di che cosa si tratta. Yay, lasciate mi piace. Cos'è questo gesto? Non lo sto facendo a casa, ma sono pronta. Sono pronta. Da dove mi inizio? Ok, allora mettiamo la... Cos'è questa? Cellulare. Ok, niente. Sebastiano che sta pettinando Eriko con un pettine per tipo per i gatti e una roba del genere. Ok, ok. Oh, come sto bene oggi. Eriko, devi parlare. Ah, sai che i miei capelli sono ormai cresciuti, non so se mi taglio. Prendiamo le forbici. No. Ok, cos'è questo? Oh, per maglia. Qua. Qua. 何も変わってない。あ、嘘。前髪が邪魔なんですけど。Ah, ok, mai gabi? Mm. Mai gabi. Ma sta venendo bene, io non vedo. Ok, bene? Adesso, allora, mi metto questa cipria. Allora, non si sa per quale funesto motivo adesso Sebastiano è partito con una cipria. Che l'ho comprata in Giappone e... Spugnata. Ma Seba, ma non si fa così, non si parte con la cipria. Ok, va bene, così? Ma dove? Dove? Collo. Ah, scusa. Ciao, troppo, troppo, troppo. Si rompe. Ok, ok. Ciao, troppo. Dopo, dopo, dopo. Più su, più su. Ma... Qui? 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 Qua. Ok. E anche qua? Hai. Oh, so qua adesso, qua, so qua. いいですね. È venuto bene? Ma non si vede. Rossetto di Erichioba. Adesso utilizzano il mio rossetto. Allora, se non mi sbaglio, hanno preso la shade Elettra. Errata. È troppo, troppo. Così? Sì. No, troppo forte. Questo, cari e care, è il modo in cui non si indossano i miei rossetti. Così, così, giusto? È venuto bene? Sembra sangue. Mettiamo il gloss di Dior. Dior. Estivo, adesso, né? Mento. Dunque ora sta applicando il gloss sul mento. Beh, devo dire Seba che il gloss sul mento è avanguardia pura, perché onestamente ancora nessuno youtuber l'aveva fatto. Bisogna darti adito. Ok, ne vuoi ancora? Io che codes. Ok. Ciotto, gambatte. Ah, so desu. Ok. Dekimashita. Dou desu ka? Il mio look di oggi. Mi sono truccata bene. Yay, yeah, grazie. Beh, non è venuto ma... Oddio! Ma non l'avevi fatto apposta? No. Non è male, non è malissimo. Com'è andato il make-up? Ti è piaciuto? Vuoi fare il mio? Hai. Ok, cambiamo.
Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video Erico mi farà il make up dei make up. Bella maglietta, sembri il gobbo di Notre Dame, versione biondo occhi azzurri. Comunque siamo tutti molto contenti di vedere gli occhi di Seba, che sono anche belli, quindi qui sotto vi faccio un appello sia agli occhi di Seba, perché faceva il misterioso fino a poco tempo fa. Oddio, posso scoprire i tuoi occhi? No. No? No. Perché? Ma devo truccarti. Ok, va bene. Qui è concealer, eh? Tu non mi hai detto. Brutto gli occhiali. Allora, vedi che Erico sa fare di più. Ha iniziato con la skin care. Ok, è sparite. Non male, non male. Una truccatrice giapponese famosa diceva che tutte le donne fanno così per tirare, per le lunghe, ma niente, bisogna fare così. Solletico? Giusto? E di nuovo sta Cipria, non capisco perché. Ma adesso rubo il lavoro a Eric Chioba. Anche io divento make up youtuber. Beauty influencer. Mi togli la molletta? No. Sono bellissima. Pugioso. Che difficile però. Che dire, il colore ti dona particolarmente, ma l'applicazione rimane sempre peculiare. Atta. Lip gloss? Grazie di avermi seguito anche oggi e sono diventata bellissima e ci vediamo presto. Bye bye. Che dire ragazzi, dopo questo fantastico video potete sicuramente rubarmi il lavoro, come ha detto Seba. Questo è in dubbio, infatti ho paura, devo essere onesta, ho paura di questa concorrenza che c'è su YouTube, penso che non vi frequenterò più. Ciao a tutti! Bigoi! Bigolo! Andiamo Bigoi! Saluta! Yeah. Numero 7! Sì! Anatra? Duck? No ragazzi, vabbè, mentre aspettiamo la pasta Bigoli vi aggiorno su cos'è successo oggi. Abbiamo trovato questo ristorante a Roma che ha fatto pagare 429 euro a due giapponesi e adesso ho chiesto al mio gruppo di CrossFit dei consigli e mi stanno dando tutti dei consigli perché arriveremo al nocciolo della questione. Ecco che è arrivato. Grazie mille. Oh, grazie, grazie. Guardate che meraviglia. Perfetto, grazie mille. Buona serata anche a te. Bigoli. Sì, sì, Bigoli. Vai, a caso assaggia i Bigoli. Prima volta? Buono, davvero? Buon appetito, guardate che buono. Bigoli, ti ha fatto cosa? Bigoli è una tradizione di Padova? Veneto? Padova? Padova? Non lo so. Ma tu che sei italiano? E io non lo so queste cose, io sono più preparato sulla cultura giapponese. È vero però, eh. Buonissimo. Domani cosa facciamo, Erico?
Domani andiamo a Venezia. Venezia? Anche se pioverà. Probabilmente pioverà. E cosa facciamo? Facciamo un giro anche in gondola. Andremo, prima volta che vado in gondola io. E poi facciamo una, come si dice? Prank. Prank. E niente, ultimo minuto di video. Cosa vuoi fare prima che finisca l'estate? Non da una. Prima che finisca l'estate? Sì. Mettere in ordine e buttare le cose che non mi servono. Ciao.